Con il direttore sportivo del Mazara Calcio, Beppe Scarcella. Direttore, andiamo subito al dunque. È stata una settimana particolare, sono uscite notizie, sono venute fuori appunto delle notizie in settimana. Lascio a te la parola per Sì, riassumere un po' il tutto. intanto buonasera a tutti. È giusto precisare perché secondo me sia stato un polverone inutile, perché al di là del calcio ovviamente si possono avere dei problemi privati, familiari, e quindi io magari sono stato un po' frettoloso. Tra l'altro continuo a precisare che quel giorno avevo interpellato il nostro addetto stampa, quindi te. Eri in un posto, forse stavi lavorando e quindi non eri raggiungibile, e io ho voluto dare questa notizia frettolosamente a una TV, una radio privata qua del Mazara. Quindi mi scuso con l'addetto stampa qua davanti perché non c'è stato il tempo per fare questo. Quindi devo dire che io ho risolto i problemi privati che avevo e quindi ritornerò sicuramente più forte e convinto di fare bene qua con la famiglia Mazzara, e sono onorato di esserlo da qua a fine campionato. Dimissioni rientrate, si va avanti, la Sì. settimana è stata quella che è stata, come dicevamo col mister, 14 uomini in distinta dopo una settimana particolare, c'è stata tanta tensione anche nel pre-gara, perché è chiaro che. Sicuramente c'è stata tanta tensione e devo fare veramente un plauso al mister perché non è facile, non è facile preparare una partita con gli uomini contati. Quindi sia il mister che questi ragazzi hanno fatto, come ha detto poco fa il mister, una grande impresa, ma l'impresa va fatta tutta assieme. Quindi se questa è una famiglia e oggi abbiamo 28 punti, è quello che noi abbiamo detto sempre. Eravamo partiti con un programma diverso e oggi dobbiamo stare sereni e tranquilli. Direttore, anche a te faccio la stessa considerazione che ho fatto al mister, nonostante la settimana di tensione, la settimana di passione direi, con giocatori che sono andati via, giudice sportivo che fa fuori tre calciatori, quindi chiaramente in piena emergenza il contraccolpo poteva essere l'approccio, l'approccio invece è stato dei migliori. L'approccio sicuramente è stato dei migliori perché, come ricordava pure il mister, dico, avevamo tre assenze importanti che sono stati quelli che dall'inizio campionato assieme a altri hanno tirato la carretta. Quindi non era facile per questi ragazzi avere un approccio così, diciamo, importante per fare questo risultato che sappiamo tutti è importante per noi, per la città e per tutti. Sei nuovamente operativo per il Mazara, non l'ho fatto con il mister, lo faccio con te. Tematica mercato, cosa ci riserva il futuro? Ma guarda, noi sappiamo un po' che dobbiamo operare sul mercato, arriveranno sicuramente 5-6 innesti e quindi sicuramente si farà bene per un proseguo del campionato di ritorno e speriamo bene, perché no? Direttore, non mi resta che farti gli auguri di buone feste, insomma, sicuramente le notizie arriveranno piano piano con l'imminenza. Sicuramente arriveranno perché ricordiamo tutti che il 23 alle 19 si chiude il discorso dei trasferimenti dei calciatori, quindi abbiamo i giorni contati per dare qualche notizia buona ai tifosi, a noi e a tutto Mazara. E chiaramente tanti auguri a te e alla tua famiglia. Grazie e auguri a tutti, auguri a tutta la città, ai nostri sponsor e a tutte le famiglie di Mazara.